Sono valutazioni tecniche che fortunatamente non competono al ministro, come per i servizi di scorta, che sono quasi 600, non è il ministro che per simpatia o antipatia, qua ci sono valutazioni tecniche di altissimo livello, di polizia, carabinieri, magistrati che decidono chi è a rischio e chi non è più a rischio, quindi sono valutazioni che prescindono dalla politica. Mio dovere è mettere a bilancio dei soldi per assumere più poliziotti, vigili del fuoco e carabinieri, e questo c'è. Poi come proteggere i testimoni, non... ci sono persone molto migliori di me che lo sanno fare. Ministro, secondo lei è stata fatta abbastanza per questi protetti? Si può fare sempre di più e sempre meglio. In questo caso lo stesso protetto aveva chiesto di non essere più protetto da tempo, quindi evidentemente era lui il primo a ritenersi fuori pericolo, però saremo sempre più attenti e presenti. Ci sono più di 1200 persone protette in tutta Italia con 5000 parenti, quindi è un impegno umano ed economico non indifferente, però chi ci dà una mano a combattere mafia, camorra e 'ndrangheta ovviamente deve avere lo Stato completamente dalla sua parte. Ministro, conferma che il Viminale ha aperto un'inchiesta interna proprio per capire qual è stata la falla? No, inchiesta interna no, abbiamo chiesto informazioni. Chiesto informazioni, ripeto, la falla. Se sei protetto ma hai il nome sul citofono. Però. Ministro, stasera a Roma per la manovra. Prima a Catania. Prima a Catania, poi stasera e domani a Roma, perché finalmente la manovra economica passerà dai giornali alla vita vera e tanti italiani toccheranno con mano nella loro busta paga o nella loro busta pensione che ci saranno dei soldi in più rispetto al passato.